Ciao a tutti, sono Azzurra, sono una sessuologa e oggi in questo nuovo video parliamo di spa naturiste. Sigla! Mentre vi racconto quello che ho scoperto frequentando delle spa in Trentino, vi invito comunque a fare clic su iscriviti per poter continuare a seguire il mio canale e rimanere informati su tutti i temi della sana sessualità. Noi italiani abbiamo un concetto di nudità molto, troppo legato a quello di sessualità. Ed è anche giusto perché quando faccio educazione sessuale alle famiglie, la domanda che più spesso esce è proprio: ma è normale mostrarsi nudi dentro casa davanti ai propri figli? E fino a quando posso fare qualcosa del genere? Un corpo nudo è infatti un corpo che comunica anche sensualità o sessualità o che risveglia il desiderio sessuale. Ma eliminando tutto il senso del pudore, del quale siamo intrisi, ricordiamoci che noi alla nascita siamo tutti nudi. Che vergogna! Vergogna e imbarazzo sono le prime emozioni che ci vengono in mente se immaginiamo di denudarci davanti ad altri, a volte addirittura davanti a noi stessi, allo specchio. Eppure ci sono dei luoghi in cui essere nudi si può, è lecito, è socialmente accettato e ci si sente addirittura a proprio agio e sicuri di non essere oggetto di violenza o di discriminazione. Sto parlando di posti fatti apposta per il naturismo, come ad esempio spiagge o resort che inneggiano al ritorno al contatto con la natura pieno, ma anche di luoghi in cui essere nudi è un po' dato per scontato, perché in realtà va di pari passo con la mission del posto. Sto parlando delle spa, quei posti fantastici in cui ci sono piscine, saune e bagni turchi. In particolare le spa che si trovano dal Trentino in su, perché in Italia non sono. In particolare le spa che si trovano dal Trentino in su, perché in Italia non siamo molto abituati a fare le saune come vorrebbe la tradizione e abbiamo bisogno dell'indicazione e dell'influenza degli austriaci, minimo. Nelle saune il costume è bandito, non per esibizionismo come molti credono, ma per una questione di salute. Infatti le alte temperature potrebbero favorire la proliferazione dei batteri in quelle fibre sintetiche del costume. E inoltre potrebbero anche fare male nel caso in cui indossiamo orologi o gioielli che si possono surriscaldare. Questo chiaramente non significa che ci dobbiamo per forza mostrare senza veli, o meglio, nei paesi nordici questo sarebbe buona regola, ma in Italia ancora abbiamo un senso di vergogna e quindi possiamo tranquillamente indossare un telo per coprire la nudità. Quindi l'idea dello stare nudi in sauna non è legata all'intenzione di fare giochi erotici. Oppure non parte da una tendenza alla perversione, chiaramente. Molti italiani che potrebbero trovarsi in luoghi del genere inaspettatamente potrebbero rimanere un po' scioccati, un po' perplessi. E quindi sarebbe meglio informarsi anche sui siti degli hotel, per esempio, sulle modalità di utilizzo della spa. Nel mio viaggio in Trentino, conoscendo nuove persone, opinione comune di tutto il gruppo è stata proprio quella secondo la quale gli uomini e le donne nudi nella stessa sauna in realtà non si guardano, non si vedono, non destano granché imbarazzo, perché quello che cambia rispetto ad altri posti per naturisti è proprio l'atteggiamento psicologico. Sappiamo che incontreremo gente come mamma l'ha fatta, non ci metteremo a curiosare un po' così cercando di sbirciare nelle loro parti intime e soprattutto diventiamo tutti, maschi e femmine, gente che all'interno della spa non sta facendo altro che prendersi cura del proprio benessere psicofisico. Usciti da lì, telo addosso e torniamo a vestirci come la cultura vuole. Vorrei però approfondire l'argomento con voi, vorrei sapere se ci siete mai stati, cosa ne pensate.